Amici di Android Blog, siamo sempre allo stand Samsung dopo la presentazione di questo Mobile World Congress 2014 con il Galaxy S5 sullo sfondo per parlarvi stavolta di Galaxy Gear 2, l'evoluzione del primo smartwatch di Samsung. Andiamo subito a vedere le caratteristiche hardware con questa finitura metallica dove troviamo il tasto home nella parte inferiore, nella parte superiore la fotocamera, questa volta è integrata nel corpo smartwatch senza andare a inficiare il cinturino, che risulterà quindi più facilmente intercambiabile. Il Gear 2 ha un display Super AMOLED da 1,63 pollici, è resistente all'acqua e alla polvere, la fotocamera che abbiamo visto prima è da 2 megapixel, abbiamo anche un sensore di battito cardiaco sul posteriore che si integra con tutte le applicazioni fitness di Samsung come S-Health. La durata della batteria di questo Gear 2 è stata dichiarata in 2-3 giorni, quindi una durata migliorata rispetto alla versione precedente. Abbiamo inoltre accelerometro, pedometro, giroscopio e un IR LED, una porta infrarossi per i comandi remoto di altri dispositivi. Andiamo a vedere un attimo come sono strutturati i display, li esploreremo più a fondo inoltre in ogni funzione nelle prossime ore. Questo smartwatch ovviamente permette anche di notificare le chiamate e i messaggi e quant'altro, e anche di rispondere direttamente dal microfono integrato, anche questo nel corpo scocca. Vediamo comunque, già che ci siamo, anche la contattiera per la ricarica che è sempre qui dietro, quindi non mi sembra di vedere prese micro USB e quindi un connettore proprietario anche per Gear 2 come già accade per il primo Gear, e quindi vedremo le compatibilità con ulteriori terminali Samsung, speriamo sia stata notevolmente aumentata rispetto alla prima versione, almeno così ci è stato detto nella presentazione. Vedremo poi come questo smartwatch rispecchierà le nostre aspettative nelle ulteriori prove che verranno fatte nei prossimi giorni. E per questa preview un po' accelerata di questa serata in padiglione Samsung è tutto, un saluto da Alessio per Android Blog.